Essere ignoranti è un diritto, cioè un diritto assoluto. Se uno vuole per sua libera scelta essere ignorante, ne ha tutto il diritto. Quindi l'essere ignorante deve essere una scelta, non deve essere una cosa imposta. Ma non dobbiamo pensare all'ignoranza imposta con la forza, che è quella che magari potrebbe saltare più all'occhio. C'è un pericolo in realtà molto molto più grande, cioè l'ignoranza imposta dal sistema, dagli usi, dai costumi del mondo attuale. L'ignoranza imposta dalla distrazione. Dimenticarne altre, dimenticare arti e mestieri, e con arti e mestieri io vorrei raccogliere tutto lo scibile umano, quella che magari gli anglosassoni chiamano con il termine knowledge, no? Che alle volte veramente non sappiamo come tradurre in italiano, lo potremmo tradurre tranquillamente con scibile, che c'è, in italiano c'è una parola per tutto, c'è una parola per qualsiasi cosa. E quindi l'ignorante ben venga, ma se appunto ribadisco per propria scelta. Chi non vuole essere ignorante, e io penso che tutti nell'intimo ambiscano a sapere qualcosa, ambiscano a conoscere e hanno bisogno di essere stimolati, e lo stimolo è la curiosità. La curiosità è lo stimolo di tutto, è il catalizzatore, no? Se vogliamo, è il catalizzatore della conoscenza. Uno conosce perché indaga, scopre, magari spesso sbagliando, lo sbaglio, l'errore porta ad evitare l'azione che ha portato all'errore in futuro, e quello stesso, azione evitata, porta alla conoscenza. Quello che facciamo da genitori tutti i giorni, noi, ai nostri figli: non fare questo, non fare quello, che alle volte anche sembra come impedire di fare qualcosa. No, noi lo diciamo perché sappiamo che quelle azioni portano a un errore. E allora per questo noi diciamo non fare questo, non fare quello. Non per proibire. E anche in questo dobbiamo rifletterci, insomma. Ciò non toglie che appunto la curiosità guidata da una sana, da un sano indirizzo di uno che conosce, porta appunto alla conoscenza. Ognuno di noi ha un'arte. E allora ecco che chi è portatore sano di un'arte possa accogliere a sé altri che non conoscono quell'arte, ma gli altri, ognuno di loro, conoscerà un'arte. Quindi, incontrandosi insieme, ognuno porterà la propria arte e al tempo stesso ne conoscerà tante altre. Sono piccole gocce che riempono la bottiglia del sapere, la damigiana del sapere. E tu poi chiaramente è nulla, ovvio, rispetto al mare, però è molto. Scambiare le proprie competenze con gli altri: uno porta la competenza a 10 persone, 10 persone portano 10 competenze a quell'uno.
ho messo due numeri a caso. Potrebbe essere 1 a 100, 100 a 1. Ed ecco che ognuno cresce. E diventa un genio. Fatto a livello di società questo meccanismo, la farebbe uscire da quelli che attualmente, sotto alcuni aspetti, sono veramente anni bui. Dobbiamo dire sotto alcuni aspetti, perché sotto altri non sono affatto anni bui. Dobbiamo sempre guardare il bicchiere mezzo pieno, piuttosto che guardare al bicchiere mezzo vuoto. Dobbiamo sempre partire dall'ottimismo che ci dà energia. Realismo che ci deve illuminare la strada per non fare errori. Realismo che non deve essere confuso con il pessimismo. Riflessione, riflettere sempre, farsi domande sempre, cercare le risposte sempre, farsi tante domande, avere tante risposte, scegliere quelle giuste, scegliere quelle giuste ovviamente con l'esperienza e con la guida del maestro. Torniamo indietro a un po' di parole fa. Ognuno è maestro in un'arte. Uno è maestro, tanti sono allievi, ma ogni allievo è maestro in qualche cosa. Quindi si ribalta la situazione, mentre per un'arte uno è maestro e uno è allievo, per un'altra arte uno diventa maestro e l'altro diventa allievo. In questo scambio non avremo più due allievi, ma avremo due maestri. Non avremo più 100 allievi. Se questi 100 allievi, che sono al tempo stesso ognuno per un'arte maestro, alla fine avremo 100 maestri di 100 arti. E questa è la crescita esponenziale del sapere sociale. Una crescita di sapere sociale. In tutto questo la rete è di grande aiuto. La rete è un grande strumento. Gli strumenti vanno usati per bene, vanno usati con cognizione. Anche questa è un'arte. Tutto questo però è catalizzato dall'elemento base, che è la curiosità. Ognuno deve essere mosso dalla curiosità. La curiosità è lo spingersi verso conoscere quello che non si conosce. E quindi con la curiosità uno ammette la propria ignoranza. Ignoranza che è sempre relativa, è ignoranza per qualcosa, ma al tempo stesso è sapienza per un'altra. Pensiamo per esempio ai contadini della prima metà del XIX secolo, del XX secolo, parlo di un periodo molto vicino a noi, in cui l'analfabetismo era la prassi. Ma tutti quei contadini analfabeti erano ignoranti? Dipende. Nell'arte della conduzione dell'agricoltura, dell'allevamento, dell'alimentazione, erano grandi cultori, non erano ignoranti. Ogni contadino sapeva coltivare la terra, sapeva le stagioni, sapeva il come, il dove, il quando. E quando la terra dava i suoi frutti, sapeva come raccoglierli, come trattarli, come conservarli, come con essi costruire, creare altri prodotti. Così dal grano si aveva la farina, dalla farina si aveva il pane, dalle olive si aveva l'olio, dall'uva
si aveva il vino, dalla mucca il latte, dalla mucca la carne, dal maiale la carne, dal maiale tante altre cose, gli insaccati, oppure i prodotti che servivano quotidianamente. Dal maiale si avevano anche le setole per fare i pennelli, ricavare gli strumenti, da un ulivo, da un castagno, ricavare un manico per uno strumento. Ecco, il contadino analfabeta, ignorante per alcuni, in realtà in sé raccoglieva un immenso sapere. Magari non sapeva leggere la Bibbia, ma al tempo stesso la conosceva, perché comunque andava a messa e conosceva dal maestro della situazione, che era il sacerdote, la Bibbia e la storia della Bibbia, la storia dei Vangeli, per esempio. Questo riguarda noi, ma in altri paesi, nell'Islam è la stessa cosa. Nell'India delle tante religioni è lo stesso. Analfabeti, ma ognuno conosceva, grazie al maestro di turno che è il sacerdote, la storia della propria religione e con essa la propria storia, magari un po', come dire, un po' corrotta, però la sapeva. Quindi, pur non sapendo né leggere né scrivere, pur essendo etichettato come ignorante, in realtà si sapevano tantissime cose. Oggi viviamo in un certo periodo che potremmo definire buio, dove l'ignoranza magari può emergere proprio per colpa degli strumenti, che da una parte ci mettono a disposizione tantissime risorse per conoscere. Noi adesso abbiamo la disponibilità immensa di conoscenza con internet, con la rete, ma al tempo stesso, distratti da cose futili, spesso ci trasformiamo in ignoranti, utilizzando male quello strumento. Perdiamo la curiosità, e la curiosità torna sempre in questo discorso. La curiosità è il filo conduttore, la curiosità è il catalizzatore, la curiosità è conoscenza.